Oggi vi spiego come fare a capire se il vostro cavallo è disallineato. Perché è importante capirlo? Perché quando un cavallo lavora con delle articolazioni o una postura sbagliata, questo può creare delle infiammazioni sia dei muscoli, delle articolazioni e dei tendini, arrivando a creare anche delle zoppie che, se non si agisce per eliminare la causa del problema, appaiono irrisolvibili. Controllare se il proprio cavallo è allineato è un esame visivo che potete fare voi personalmente, molto semplice. Se il vostro cavallo legato ai 220 in scuderia tende a non riuscire mai a piazzarsi correttamente, questo è già un segnale che probabilmente il cavallo è storto. Adesso vi mostro le operazioni da fare per controllare se il vostro cavallo è storto. Prima cosa, dovete tirarlo fuori dal box e legarlo in corridoio. Controllate che il cavallo abbia i due anteriori il più allineati possibile. A questo punto, ponendovi frontalmente rispetto al cavallo, controllate che le due punte delle spalle siano alla stessa identica altezza. Sono questi due ossa più prominenti, le punte delle spalle, e che dall'alto appaiono allo stesso livello di profondità. Questo è il primo controllo che dovete effettuare. Osservate il cavallo dalla parte posteriore. Dovete osservare che le punte delle anche sono questa e questa, siano alla stessa identica altezza. Come potete vedere, Bo ha l'anca destra leggermente più alta rispetto a quella sinistra. Sempre dalla parte posteriore prendete uno sgabellino per controllare che la colonna del cavallo, quindi dovete essere un pochino più in alto, prosegua lineare fino al garrese e anche lungo il tratto cervicale fino alla testa. Adesso voi controllate che tutta la colonna, dalla testa, il tratto cervicale, il garrese e lungo la schiena, il tratto dorsale e lombare, sia completamente allineato. Se il vostro cavallo risulta disallineato ad altezza delle spalle, le anche o lungo la colonna, non c'è una soluzione unica per tutti i soggetti. Ogni caso deve essere analizzato singolarmente e si dovrà intervenire sia manualmente per riallineare il cavallo, sia con dei prodotti che eliminino le infiammazioni conseguenti a questa postura sbagliata. Vi invito pertanto a contattarci